Jennifer Lawrence, quella volta in cui provai a lanciarmi dall'aereo. Tostissima sul grande schermo ma anche nella vita privata, dove non manca di sposare con decisione le battaglie in cui crede. Jennifer Lawrence ha un timore che la fa soffrire. È la paura di volare, ed è stata responsabile di suoi comportamenti poco saggi. A confessarlo è stata l'attrice stessa in un'intervista e News, la paura di volare, per Jennifer Lawrence, è talmente forte da averla spinta ad un rischio estremo, tentare di gettarsi da un aereo, colta dal panico. Nel corso dell'intervista, il giornalista ha chiesto all'attrice quale tra tutte le scene girate per il nuovo film Mother, l'horror, con polemica, di cui è protagonista fosse stata la più spaventosa. E, lei, ha risposto così, c'è stata una scena che non auguro a nessuno di vivere. Ed è questo che ho detto a Darren quando voleva che la girassi di nuovo. Ero in infermeria, con l'ossigeno nel naso, e lui mi ha detto, la scena è fuori fuoco, dobbiamo rifarla. È come se in quel momento fossi costretta in qualcosa che assolutamente non volevo fare. È spaventoso, non avere il controllo della situazione, ho lo stesso problema quando prendo un aereo. Non ho paura dell'aereo in sé, ho paura di trovarmici sopra e di perdere il controllo, ha confessato. Una volta, durante una turbolenza, mi sono alzata in piedi e ho iniziato a urlare, stiamo precipitando. L'aereo sta cadendo. E, un'altra volta ancora, ho provato a lanciarmi da un volo di Air France. Non ci credo ancora, che non mi abbiano arrestato. Ma avevo avuto un attacco di claustrofobia, e volevo proprio andarmene da lì. A immaginarsela, per la verità, viene difficile. Lei, che al cinema è una sorta di eroina, pare invincibile. E priva di paure. Eppure, anche le più grandi star e le più grandi donne hanno i loro timori e le loro belle fonti di stress. Perché, a mettere a dura prova Jennifer Lawrence, non è solo l'idea di volare, sono anche alcuni film. Nonostante, o forse proprio per questo, ci fosse dietro la cinepresa il suo fidanzato, il regista Darren Aronofsky, di cui l'attrice solo di recente ha deciso di parlare. Una locandina di polemiche. Per riprendersi dalla tensione accumulata, e dalle scene dark, di quel suo ultimo film, Jennifer Lawrence ha confessato che durante le pause era solita guardare le repliche di A Spasso con i Kardashians, la serie TV di Kim Kardashian e Co. Che, certo, per stile e per contenuti è quanto di più lontano si possa immaginare da un film horror. Oltre che nel girarlo, Mother. Si è rivelato impegnativo anche nella sua presentazione. Non si può certo dire che sia stato accolto bene dalla critica, anzi. Fischiato al Festival di Venezia, è oggi finito al centro delle polemiche a causa della sua locandina, in cui l'attrice appare piena di lividi. Su Twitter, quell'immagine di donna abusata è stata aspramente criticata da numerosi utenti, che si sono detti sconcertati di fronte ad un qualcosa di disgustoso e di cattivo gusto. E non è neanche la prima volta, che Jennifer Lawrence finisce al centro dell'attenzione per una locandina dal forte contenuto, già nel 2016 era stato ritirato il poster dell'ultimo X-Men, in cui l'attrice nei panni di Mistica veniva strangolata da Apocalisse.